Cooking with Quasar. Wow! Quello di cui volevo parlarvi oggi, ma penso che l'abbiate già capito dal titolo, sono i panzerotti. C'è un panzerottificio a Milano che si chiama Mamma Maria, che fa i panzerotti più buoni dell'universo conosciuto e oltre, di questa galassia, e l'ha fatto nel periodo invernale dello scorso anno al gusto amatriciana. Praticamente era il sugo con gli ingredienti della matriciana senza la pasta, anziché esserci la pasta c'era il panzerotto esterno, ed era la cosa più buona di questo pianeta. Quindi in quel momento gli ho proposto una cosa. Gli dissi: pensa a farne uno con la lasagna dentro, cioè prendere un bel panzerotto, la lasagna che avanza del giorno prima, ficcargliela dentro, poi friggere il tutto. Mia morte sua, cioè immaginatevi tipo gli ingredienti della lasagna che sbunciano via mentre morsicate il panzerotto, che c'è una goduria più totale. E poi, avendo utilizzato una lasagna del giorno prima, rimane più compatta, quindi la puoi dargli anche la forma del panzerotto, cioè capito, mentre una lasagna calda appena fatta si sfalda subito. Però non usare i condimenti della lasagna, puoi prendere la lasagna, quella che avanza del giorno prima, e tagliarla a forma e ficcarla nei panzerotti. Mi sono sempre chiesta il perché nessuno ci abbia mai pensato prima, e perché ragazzi, provatelo, è la cosa più buona di sto mondo. Cioè, se non avete il tempo di fare una lasagna, fatevi il sugo per la matriciana e poi ve la infilate dentro nel panzerotto, e fate il panzerotto alla matriciana, che è buonissimo. L'ho assaggiato lì, la Mamma Maria. Oh Mamma Maria, oh Mamma Maria, non mi ricordo ragazzi. Comunque aspetta, il panzerotto più buono dell'universo a Milano vi esce fuori come prima, come primo punto vi esce fuori questo Mamma Rita, ed è davvero spettacolare. Ora sto aspettando che qualcuno mi faccia un panzerotto alla lasagna, perché non trovo concepibile che io debba aspettare la domenica quando avanza la lasagna e lunedì fare i panzerotti e portarmeli in giro, ok, come pranzo. Però c'è, una volta a settimana, poi in questo periodo sarà una volta ogni 2 mesi che si fa la lasagna, quindi capite un po'. Posso aspettare così tanto? Certo, voi direte, beh, comprati la lasagna già fatta e poi la infili dentro. Ma non è la stessa cosa, perché le lasagne già fatte non sono buone, cioè non manca quella parte sbunciosa, l'equilibrio dei gusti, ecco, che normalmente la lasagna con le industriali è sugo non condito, besciamella e pasta, appunto. Poi alla fine sopra viene messo un po' di formaggio grattato, che potrebbe essere un misto parmigiano, come potrebbe essere un castigiato formaggio, capito? Dovrei provare a fare le mini lasagnette nelle cocottine, però io ho un forno che è gigante, cioè fare per me una lasagna tipo piccola così, per poterla infilare dentro un panzerotto, quindi usare una padellina di quelle magari di ceramica piccoline da forno, no? Per me è un grande spreco di risorse, perché è un forno che è letteralmente sarà lungo un metro e qualcosa, non sono quelli piccoli quadrati, il mio è un forno di quelli da pizza al metro, capito? E accenderlo per fare una lasagnetta così, per me comunque è uno spreco, cioè butterei, come buttare via i soldi dalla finestra proprio. Quindi devo sempre aspettare che la domenica si accenda per fare la lasagna, e si fanno 2 teglie di lasagne che lì dentro ci stanno per lungo, quindi nel piano sotto ci mettono l'arrosto, le patate, la salsiccia, quindi questo è un po' il qua. Cioè ha senso farlo quando si cucina davvero tanta roba e siamo in tanti a mangiare. Ma se devo solo farlo per me, perché nessuno si mangia il panzerotto alla lasagna qua, cioè non c'hanno, piuttosto la lasagna così tagliata a quadretti e
capito, no? Così del giorno dopo, quando è bella fredda, che tutti i condimenti sono tutti uniti. È buonissima così, però non, come te la fai a portare in giro? Cioè, la mia idea, l'idea di fare il panzerotto alla lasagna o la lasagna panzerottata nasceva proprio dall'idea di potersela portare in giro, senza dover per forza metterla dentro un contenitore, mangiarla con la forchetta e coltello, oppure infilzarci un bastone dentro e mangiarla tipo cono, no? Cioè tipo il mattarello, tipo gelato, no? Però appunto l'idea era quello di fare la panzerotto, perché lo avvolgi nella carta stagnola e ciao, capito? Se volete provare a farlo, magari vi farò un video quando verrà fatta la lasagna, però questo mese sicuramente non verrà fatta. Genere verso Natale, non è che si fa spesso qua, una volta a settimana, adesso una volta al mese se va bene, una volta all'anno se va ancora peggio. E vi farò vedere come lo faccio io il panzerotto. Però è semplice, cioè ve lo racconto così così, le cose in cui non dovessi avere il tempo o comunque la possibilità di fare il video, perché magari la lasagna non viene fatta, allora vi spiego come funziona. Voi prendete la lasagna del giorno dopo, quella che avanza, perché avanza sempre una fettina. Sembra assurdo, ma una fetta avanza sempre, no? Perché dici, se la mangio domani, che me la porto a lavoro. Ecco. Prendete l'impasto per fare i panzerotti, che alla fine è una pizza, no? Se non avete l'impasto della pizza e non volete farlo perché dovreste aspettare 24 ore che lieviti, oppure fare quelle robe che lievitano subito, potete comprarla già fatta al supermercato. E se non ci avete i soldi per comprarla al supermercato, no prob, fate la finta piadina. Cioè praticamente E però ci dovete mettere per forza dentro il lievito, perché sennò quando frigge, cioè non so se avete mai provato a friggere la pasta, no? La pasta fresca, si secca subito, è un panzerotto così secco, va bene, ok la croccantezza, però poi c'è dentro la lasagna, quindi lascerebbe col caldo, inizierebbe a squagliarsi un po', quindi potrebbe rompersi in mano il panzerotto e fuoriuscire tutto il contenuto, che sarebbe rovente. Provente, e a sto punto, cioè l'idea era quello di poterselo portare in giro. A sto punto la lasagna la infili in un contenitore, ciao, no? Quindi prendete l'impasto per la pizza, ok? Ne stendete un po' alto così, ok? Quindi non finissimo come una piadina, ma neanche lo spincione, ok? Come se fosse una pizza. Prendete la lasagna che è avanzata del giorno precedente. Se è rettangolare la dividete in diagonale, così avete due triangoli, e questi triangoli sono i due panzerotti. Mettete l'interno, l'inter la lasagna all'interno sopra il panzerotto e lo ripiegate. E avete fatto questa specie di triangolo, no? Che sarebbe tipo il sorrisino così, tipo il sorrisino del logo del mio canale. E lo chiudete bene nei bordi. E poi olio caldo, quando inizia a friggere, ma dovreste già sentirlo prima dall'odore quando è caldo, però se non sapete come si fa, anche se penso che tutti ormai lo sappiano, infilate un bastoncino di legno, tipo il stuzzicadente o uno spiedino, oppure lasciate cadere una goccia d'acqua, una piccolina. Perché se mettete l'acqua nell'olio per friggere vi esplode tutto, cioè prende fuoco. Quindi no, scherzavo, non fatelo. Prendete un pezzettino dell'impasto, piccolino, lo mettete dentro. Se inizia a vedere già le bollicine, vi sta friggendo, vuol dire che l'olio è pronto. E prendete il panzerotto, lo mettete sopra uno di quegli strumenti che non so come si chiamano, tipo schiumarole sembrano, no? Sono tipo delle specie di cucchiai così tutti forati, no? Ci mettete sopra, lo fate cadere dentro l'olio, oppure lo mettete nell'olio così. Fate voi, non mi interessa come lo mettete dentro, l'importante è che lo ficcate nell'olio rovente. E quando è bello dorato da una parte all'altra e si è gonfiato un po' l'impasto, lo tirate fuori, fate assorbire l'olio in eccesso. E occhio, perché quando lo mangiate caldo è rovente, cioè dentro la lasagna si è un po' sciolta, quindi diventa tipo lava, è proprio. Ecco, fate raffreddare un po', oppure se avete la bocca d'amianto,
provate a mangiarlo subito, e vi posso garantire che insieme al panzerotto alla matriciana è uno di quei panzerotti che non vi scorderete mai, è la cosa più buona di questo pianeta. Fatelo, poi se fatto a casa meglio ancora, perché potete abbondare con le porzioni, no? Cioè, anziché mettere tante cose di lasagnetta, ci mettete una bella mazzonellaccia dentro e 200 kg di lasagna dentro. È la cosa più buona di questo pianeta, provate a farla. È spettacolare. Tutta questa idea grazie al panzerotto alla matriciana, fatto dal Mamma Rita, che praticamente devolveva l'intero incasso del panzerotto alla matriciana ad Amatrice. Capito? E ha avuto una grande idea, perché comunque la matriciana, cioè il sugo della matriciana è buonissimo, ma la lasagna all'interno della matriciana, del panzerotto, fidatevi, è la cosa più buona di questo pianeta, proprio dell'intera galassia, dell'universo conosciuto e non. Provateci a casa, magari postatemi, fateci un video anche, così almeno mi fate vedere come voi lo friggete, con quale olio utilizzate. E ovviamente, beh, io utilizzo l'olio di girasole o l'olio di semi, dipende da quello che ho, non spreco di certo l'olio extravergine di oliva. Se avete l'olio di oliva è meglio, perché è il migliore per friggere, però lascia il sapore un po' di oliva, quindi lasciatelo perdere. Buttatevi su quegli oli leggeri che non lasciano sapore, perché il massimo del sapore che voi dovete sentire all'interno mangiando il panzerotto è la lasagna. E spero che questo video possa esservi stato utile per riciclare il cibo che vi avanza il giorno prima o dei giorni prima, perché la lasagna si sa che non scade, quindi quando è 3 giorni nel frigo è tanto buona lo stesso. Però sfido chiunque a trovare una lasagna 3 giorni dopo nel frigo, in genere durante la notte viene mangiata quello che avanza. Quindi riuscire a farci il giorno dopo il panzerotto sarà un'impresa da poco, non da poco. Vi saluto e ciao! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.